Civitanovese ancora alla ricerca del primo successo del 2015. Al polisportivo sale il Giulianova di mister Francesco Giorgini, reduce dal tennistico 6-0 alla Miternina, che ha pilotato gli abruzzesi a più 7 sulla zona playout. Ennesima vigilia tormentata per il rossoblù, 4 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 8 partite, speranze di promozione diretta ormai da tempo evaporate e qualificazione ai playoff a rischio di fronte all'assalto di Matelica e Chieti. Il briefing prepartita di mister Antonio Meco Monaco non fa presagire nulla di buono. Il tecnico abruzzese medita l'addio, ormai sopraffatto e deluso dalle mancate promesse della dirigenza. Si fronteggiano due squadre di notevole blasone e tradizione, accomunate da una perenne instabilità societaria. Civitanovese in bilico fra Patitucci e la new entry Cerolini. Giulianova dichiarato fallito nel 2012 dopo la retrocessione in seconda divisione di Lega Pro. La risalita dall'eccellenza è stata più faticosa del previsto e i continui cambi di proprietà di certo non aiutano. Diverse novità nel 4-2-3-1 iniziale della Civitanovese. Panchina per Ficola, Mioni e Sciba. Rientra Amodeo al centro dell'attacco, difesa rimodellata con Bigoni e Dipenti Materzini, Morbiducci e Biagini centrali. Bensaia e Massaccesi vanno a comporre l'asse mediano. Carlini, Degano e Margarita sostengono Amodeo, unica punta. Giuliesi con l'ex anconetano Nassi a guidare l'attacco. Mister Giorgini dispone un pragmatico 4-4-2 con l'ex rossoblu falso tra i pali. Dirige D'Ambrogio di Frosinone, temperatura intorno ai 12 gradi, larghi vuoti sugli spalti nonostante il pomeriggio di sole. Conciso ed eloquente lo striscione che campeggia in curva rossoblù, fuori questa società dalla nostra città. Civitanovese è piuttosto convinta ed aggressiva nelle prime battute. Giulianova arroccato nella propria metà campo e predisposto ad una gara di contenimento e ripartenze. All'ottavo, incredibile gaffe sotto porta di Amodeo. Il bomber rossoblù, tutto solo all'altezza del secondo palo, sbuccia il pallone, graziando falso. Replica ospite all'undicesimo con Esposito, che costringe Silvestri all'intervento in presa bassa. Dopo un avvio discreto, la Civitanovese cala di intensità. Il Giulianova anestetizza i ritmi senza usare più di tanto in fase d'attacco. Al 21esimo, delizioso invito di Bensaglia per Degano. Provvidenziale il recupero di Di Stefano, che anticipa il numero 10 rossoblù a pochi passi dalla gloria. Giulianova in alcuni casi distratto nella gestione del pallone. La Civitanovese ne approfitta. Al 26esimo Bensaglia effettua un break sulla tre quarti e dopo una combinazione nello stretto con Degano fa secco falso con una conclusione di giustezza. Festeggia la panchina rossoblù, un gol che potrebbe ricaricare un ambiente bisognoso di serenità e ottimismo. Ma i buoni propositi durano pochi minuti. Al 35esimo palla inattiva dalla sinistra per gli ospiti, uscita non definitiva di Silvestri, pallone vagante in area di rigore, captato da Gaetani che si coordina per una girata spettacolare che si infila nell'angolino basso alla destra dell'estremo di casa. Un minuto dopo Carlini si libera sulla destra, Amodeo si smarca sul secondo palo ma il passaggio di Carlini è troppo forte e profondo per il bomber locale. Ritrovata la parità, il Giulianova si distende, la Civitanovese sprofonda nella depressione e assiste passivamente al sorpasso abruzzese che si materializza al 38esimo. Azione che si sviluppa sulla catena di sinistra, sborgia Mariani, pallone per Esposito che controlla e impallina Silvestri con un destro secco che termina sotto la traversa. Squadre al riposo sull'1-2. Meco Monaco cambia l'assetto tattico, fuori Carlini, dentro Ficola, si passa al 4-4-2 con Bigoni e Degano esterni di centrocampo, Amodeo e Margarita tandem d'attacco. Al terzo rossoblù sfortunati, Bigoni centra il montante con un preciso colpo di testa, falso era in evidente ritardo. Meco Monaco inserisce Sciba e richiama Amodeo, copia sbiadita del Remida che nel girone d'andata trasformava ogni occasione disponibile in una rete. La nuova disposizione tattica e l'avanzamento di Bigoni a centrocampo inietta nuova linfa ed energie mentali ai rossoblù che spingono con vigore. Il Giulianova arranca e non riesce a ripartire. Meco Monaco corregge ancora lo scacchiere tattico, fuori Massaccesi, dentro Pintori che si sistema molto largo sulla destra con Bigoni centrocampista centrale accanto a Bensaglia. Civitanovese volenterosa ma troppo frenetica nella costruzione della manovra. Il Giulianova pasticcia nei disimpegni ma riesce a reggere l'assalto rossoblù. Al 28esimo Pintori si propone centralmente e manda Degano a tu per tu con falso, reattivo nell'uscita che sbarra la porta all'ex anconetano, certamente poco cattivo sotto porta in questa occasione. Abruzzesi a disagio sui palloni in profondità alle spalle della difesa. Al 32esimo Sciba manca la deviazione a pochi passi da falso. Al 36esimo l'ex fanese ci riprova, ma ancora l'estremo Giuliese gli nega la gioia del gol con un colpo di reni in arretramento che spinge la sfera in calcio d'angolo.
Nonostante il maxi recupero di 5 minuti, i padroni di casa non riescono più a creare pericoli per la porta abruzzese. Finisce 2-1 per il Giulianova, che mette in cascina 3 punti, probabilmente decisivi per il raggiungimento della salvezza diretta. La squadra di Giorgini non ha certamente impressionato, tante incertezze difensive e una produzione offensiva scarsa. Gli abruzzesi hanno capitalizzato i momenti di sbandamento della Civitanovese giocando sulle paure e sulle insicurezze dei ragazzi di Meco Monaco. 5 sconfitte nelle ultime 9 partite per la Civitanovese, troppi errori sotto porta, un pizzico di sfortuna in alcuni episodi e soprattutto il passaggio a vuoto negli ultimi 10 minuti del primo tempo, che è costato la sconfitta ai rossoblù. Nel dopogara i giocatori di casa subiscono inermi la contestazione comunque molto composta dei tifosi rossoblù. Da ascoltare le dichiarazioni di due tecnici per comprendere il degrado morale in cui è sprofondato il sistema calcio anche a livello dilettantistico. Giorgini non può godersi una vittoria forse decisiva per la salvezza. Meco Monaco si sfoga mostrando comunque grande dignità umana e professionale. Io temevo molto questa partita perché a Giulianova penso fu la squadra che mi impressionò di più, anche se io mi trovavo la prima domenica. Dopo lo svantaggio è normale, piano piano abbiamo ripreso le rene del gioco. Penso dopo la vittoria il primo tempo l'abbiamo meritato, dopo abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo, però il problema nostro adesso non è partire il risultato, abbiamo problemi come ce l'avete voi, a livello, bisogna vedere a livello di società, se no queste vittorie non servono a niente. Troppo commettiamo degli errori banali, commettiamo degli errori grandi, è inutile nasconderci. Poi ci mettiamo anche che siamo arrivati 4 volte davanti al portiere e non riusciamo nemmeno a far gol, questo è sinonimo di un poca tranquillità, i giocatori cercano di fare il possibile ma non riescono, poi è normale che la gente giustamente ci fischia, ci contesta il sottoscritto, come è giusto che sia. Anche perché se non se la prendono con me, se non se la prendono con i giocatori, con chi se la devono prendere? Con il vento? È normale che l'allenatore sta cercando di fare il proprio lavoro. Se poi anche delle persone che prima ci erano vicino non ci permettono di farci allenare perché fanno sciopero, perché fanno io cosa posso fare? Ripeto, se il problema sono io, per i tifosi della Civitanovese non c'è nessun problema a lasciare il posto a qualcun altro per il bene della Civitanovese. Io faccio di tutto perché ho preso in mano questo discorso st'estate insieme a tante persone e poi sono rimasto solo a condurre una nave che sta affondando, parliamoci chiaramente. Poi segnali non ce ne sono, ripeto, una contestazione fino a quando è civile come hanno fatto, non c'è nessun problema, ripeto, però se il problema sono io sono pronto ad andare via, senza nessun rammarico perché ho cercato di dare tutto, a me non mi va, io ripeto, cerco di fare il mio lavoro con grande onestà, anche se qualcuno che si è dimostrato di starci vicino questa settimana non ce l'ha nemmeno permesso di farlo.